ritornati nel mio canale. Oggi voglio realizzare insieme a voi un biglietto davvero speciale, un biglietto di compleanno per una bambina che compie un anno. Allora, vediamo subito di che cosa abbiamo bisogno per realizzare il nostro biglietto. Allora, io utilizzerò questa coppia busta biglietto nei toni del rosa. Questo è il formato che ha come dimensione chiuso, quindi chiuso, 12x17 e la relativa busta. Poi ci servirà del cartoncino bianco, del cartoncino rosa che sia abbinato al biglietto di fondo, dopodiché le nostre forbici, la colla che sono immancabili, del nastrino rosa che può essere della raffia come quella che ho preso io, oppure anche del nastrino rosa in raso. Poi io utilizzerò per decorare una parte del nostro bavaglino il pennarello Clean Color Dot, quello con la punta arrotondata della Zig, e il colore è il salmone, eccolo qua. E poi per realizzare le parti del mio biglietto utilizzerò per lo sfondo le fustelle per embossing della Sizzix, quella con i pois, con i puntini piccolini, poi le fustelle Teen Beats a forma di cerchio e a forma sempre di cerchio, però sagomato come fiore, leggermente più grande, e poi la fustella, quella alta, sempre della Sizzix, con i numeri per il numero 1. Cominciamo subito a comporre il nostro biglietto. Allora, io ho già preparato le varie parti fustellate, quindi lo sfondo l'ho realizzato appunto con la fustella, quella a pois, e lo vado ad incollare sopra al mio biglietto di base. Poi ho fustellato le due parti che andranno a creare il mio bavaglino, quindi la parte sagomata come il fiore e la parte a cerchio, e poi ho preparato già anche il numero 1 che andrà posizionato qua sopra. Allora, prima di incollare tutte le varie parti, vado a decorare il cerchio bianco con i pennarelli, con il pennarello a punta tonda, come vi dicevo prima, e quindi vado a fare tutta una serie di puntini di pois. Ecco qui, come vedete l'effetto è davvero molto carino, perché con la punta arrotondata, a seconda di quanta pressione esercitiamo sul foglio, possiamo realizzare dei pois più grandi e dei pois più piccolini. Ecco qui, adesso andiamo ad incollare il cerchio bianco sulla parte rosa. Ecco qui. Prima di andare ad incollare il nostro numero 1, dobbiamo sagomare il bavaglino appunto nella parte alta, quindi ritagliare, mi segno con la matita, da questa parte a fare una sorta di semicerchio qui così, in modo da dare l'idea del bavaglio appunto all'altezza del collo, vedete? Ecco qui, lo sagomiamo qui così. Ecco qui, allora, una volta che abbiamo sagomato la parte alta del nostro bavaglino, possiamo andare a comporre il biglietto incollando le varie parti. Quindi cominciamo ad incollare lo sfondo, qui il nostro bavaglino e il numero 1 sopra. Naturalmente, per dare l'idea che si tratta di un bavaglino, andiamo a mettere qui il nostro nastrino.
quindi tagliamo due pezzettini di nastrino della stessa lunghezza e li andiamo ad incollare sotto al nostro bavaglino. Ecco qui, allora dopo aver incollato tutte queste parti andiamo a completare il bigliettino con un fiocchetto che andremo ad incollare nella parte alta del bavaglino, realizzato sempre con lo stesso nastro per riempire e per diciamo renderlo più completo. E poi, siccome nella parte bassa, vedete, quando io sono andata ad imbossare con la fustella a pois, la fustella aveva una dimensione più piccola rispetto al mio cartoncino, quindi fustellando due volte si è creata questa si è ovviamente creata questa linea piatta che io andrò a coprire con un altro pezzo di nastrino che incollerò qui sopra. E poi dalla parte che ho ritagliato, dalla parte alta che ho ritagliato dal bavaglino, ho ricavato tre cuoricini che andrò ad incollare sopra al mio nastrino. Anche questi cuoricini li ho realizzati con delle fustelle Tinlitz a forma di cuore, che adesso vi faccio vedere subito. Eccola qua, questa qui. Quindi andiamo a incollare le ultime parti. Ed ecco qui il nostro biglietto è pronto, come sempre con la busta coordinata, davvero semplice da realizzare, molto molto carino. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ciao a tutti, ben fatto, sognato, creato!